Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi nuovo video tag dedicato alle mie abitudini di make-up, si intitola proprio così. L'ho visto su un sacco di canali, però in questo momento io ricordo Sara Magic 15 e Franci Beauty Lover, quindi vi lascio i loro canali giù in info box. Poi probabilmente l'ho visto anche su qualche altro canale, ma vi chiedo scusa se non lo nomino perché non li ricordo tutti. L'ho visto veramente su un sacco di canali. Comunque, basta con le chiacchiere e cominciamo subito con la prima domanda. Quanto spesso fai un make-up completo? Sempre. Io quando mi trucco faccio un make-up completo. Quindi io non mi trucco a metà, diciamo così. Io mi trucco gli occhi, mi trucco il viso, mi trucco le labbra, quindi faccio sempre un make-up completo. Il tuo trucco da tutti i giorni è più naturale o colorato? Io non ho un trucco da tutti i giorni e un trucco per le occasioni speciali. Io mi trucco sempre sulla base di quella che è l'onda del momento, nel senso che se io mi sveglio quella mattina e ho voglia di un look più naturale, realizzo un make-up più naturale. Se invece voglio un look più aggressivo, lo faccio un po' più aggressivo e questo indipendentemente da quello che devo fare. Io quando mi trucco faccio proprio quello che mi va di fare in quel momento, in quella giornata. È molto difficile che io scelga il make-up sulla base del luogo in cui mi devo recare o su quello che devo fare. Io mi trucco come mi va di truccarmi indipendentemente da quello che devo fare. Forse è un difetto, non lo so, ma sono fatta così. Quanto tempo impieghi a truccarti? Più o meno mezz'ora. Diciamo che sì, più o meno io impiego mezz'ora. Se non ho proprio fretta, che vado di corsa, allora magari cerco di fare tutto più veloce, ma ho il tempo comunque per truccarmi e considerate che io il tempo per truccarmi me lo prendo, perché comunque anche quando ho degli impegni io mi alzo sempre una mezz'ora prima proprio perché voglio dedicare del tempo a truccarmi, è una cosa che mi piace, non mi pesa e quindi lo faccio. E più o meno una mezz'oretta io la impiego perché cerco comunque di truccarmi nel modo più accurato possibile. Poi non è detto che il risultato sia perfetto, anzi assolutamente non lo è. Però comunque insomma faccio come secondo quelli che sono i miei gusti, ecco. Applichi il fondotinta prima o dopo aver truccato gli occhi? Io lo applico dopo. Io applico il fondotinta, il fard, la cipria dopo aver truccato gli occhi. Poi, quali sono le cattive abitudini che non riesci a abbandonare quando ti trucchi? Ma io in realtà non saprei rispondere a questa domanda perché non è che io abbia delle cattive abitudini quando mi trucco. Io mi trucco, diciamo, in un modo molto standard, molto normale, non faccio delle cose particolari o comunque cattive abitudini, sinceramente non me ne vengono in mente, non saprei. Usi le tecniche delle beauty influencer o solo le tue? No, in realtà io uso solo le mie tecniche. Mi piace molto guardare questo tipo di video, nel senso che tutti i canali che parlano di make-up, che fanno tutorial sul make-up, io li seguo, li guardo, mi piacciono molto. Però in realtà poi quando sono davanti allo specchio utilizzo le mie tecniche perché sono quelle comunque per le quali ci ho preso la mano e che comunque mi piace utilizzare. Però sono comunque incuriosita dalle beauty influencer, diciamo così. Quale passaggio nella tua make-up routine ti porta via più tempo? Sicuramente truccare gli occhi. Truccare gli occhi è il passaggio che mi porta via più tempo perché comunque ci dedico molto più tempo. Mi metto il mascara, mi metto la matita, mi metto il primer, poi mi metto l'ombretto chiaro, poi mi metto l'ombretto colorato, poi lo vado a sfumare, poi mi metto magari un altro ombretto ancora più chiaro per dare un'altra ulteriore sfumatura. Quindi comunque ci perdo tempo. Insomma, quello è sicuramente il passaggio più lungo. Quale passaggio della tua make-up routine potresti tranquillamente saltare? Ma forse l'applicazione della terra per il viso, nel senso che metto il fondotinta, se mi dicessero non usare la terra, userei magari direttamente la cipria per opacizzare, ma tutto sommato quella è una cosa che in realtà faccio, utilizzo la terra, però non morirebbe nessuno se non ce l'avessi e se comunque dovessi saltarla. Quale passaggio della tua make-up routine non salteresti mai? L'applicazione del mascara. Io l'applicazione del mascara non lo salterei mai perché secondo me è proprio il prodotto
prodotto che riesce a dare agli occhi più luminosità e più valorizzazione. Quindi quello mi piace tantissimo e non rinuncerei mai a metterlo. Quale make-up è fuori dalla tua comfort zone? Ma sicuramente quei make-up troppo, troppo, troppo particolari, troppo pesanti, insomma, eccessivi proprio all'inverosimile, quelli magari non li applicherei, non mi ci vedrei troppo con i colori magari troppo scuri sul nero, tutto completamente dark, quindi rossetto nero, cose del genere, non mi ci vedo, non mi piace. Non mi piace su di me, ovviamente, quindi quello è fuori dalla mia zona di comfort. Poi, usi rossetti liquidi, matte, rossetti cream, gloss o tutti? Io uso tutto, io veramente uso tutto, ho di tutto e uso tutto, cioè tutte le cose che ho, magari alterno, ci sono le cose che uso di più, che uso di meno, ma io uso tutto. Se potessi usare solo un rossetto per il resto della tua vita, quale sarebbe? Ma questa è una domanda un po' difficile perché in realtà mi piacciono talmente tanti rossetti che non saprei sceglierne uno. Però se proprio dovessi sceglierne uno e non lasciarlo più e usarlo per tutto il resto della vita, userei il rossetto di Essence, quello però di Essence scritto con la S finale. Ho fatto un video haul tutto dedicato a Essence, magari ve lo lascio in info box. Se dovessi usare per tutta la vita un rossetto, userei quello lì di Essence, è quello che ho indosso in questo momento, tra l'altro, perché è morbidissimo, mi piace molto come si applica sulle labbra, mi piace l'effetto finale che ha e quindi sicuramente quello è quello che sceglierei. Vi lascio magari le caratteristiche di questo rossetto in info box perché adesso non ricordo il numero e quindi insomma vi direi magari una cosa sbagliata, ma se vi interessa sapere qual è questo rossetto vi lascio tutto giù. Fai highlighting e contouring, spero di aver pronunciato bene queste due parole perché sapete che il mio punto debole sono le pronunce. Comunque, qualche volta sì e qualche volta no. Poi, quale passaggio nella tua routine make-up ti fa sentire più completa? Domanda aggiunta da Ornella, così c'è scritto. Quindi io vi leggo quello che c'è scritto. Non so chi sia Ornella, lo ammetto, però c'è scritto così e io lo dico. Dunque, quale passaggio mi fa sentire più completa? Sicuramente, come dicevo prima, il fatto di truccare gli occhi. Quindi quando ho messo mascara e ombretto sugli occhi, mi sento abbastanza completa come trucco, anche se poi vado avanti e faccio anche il resto, però già così mi sento abbastanza completa. Quanti pennelli utilizzi? Dunque, io utilizzo tre pennelli per gli occhi, un pennello per il fondotinta, un pennello per la terra e un pennello per il blush, quindi direi che sono 5. Ragazzi, io sapete che ho un problema di discalculia, quindi vediamo se ho contato bene. Tre pennelli per gli occhi, un pennello per il fondotinta, un pennello per la terra, un pennello per il blush. No, sono 6. Quindi io utilizzo 6 pennelli e li utilizzo perché appunto quando applico l'ombretto ne utilizzo uno per fare la base, quindi diciamo un po' più piatto e più largo. Poi ne utilizzo uno un po' più sottile e più stretto per andare bene a definire il colore, poi ne utilizzo uno un po' più arrotondato per andare a creare la sfumatura, poi per il fondotinta utilizzo il pennello ovale, quindi mi applico il fondotinta con quel tipo di pennello, poi utilizzo un pennello abbastanza grosso e largo per applicare la terra e un pennello un pochino più piccolo ma sempre abbastanza grosso per applicare il blush. Quindi insomma questi sono i pennelli e il tipo di utilizzo che ne faccio. Bene, il tag è finito. Io, come vi ho detto, ho visto questo canale, questo tag, scusate, su un sacco di canali, quindi non saprei chi taggare perché c'è il rischio che, insomma, di taggare qualcuno che magari lo ha già fatto. Però, tuttavia, io taggo tutti, come al solito. Provo a taggare Lady Dark Makeup.
Se non l'hai fatto, ovviamente, se l'hai già fatto, ti chiedo scusa, mi è sfuggito e insomma, vabbè, pazienza, se l'hai già fatto, l'hai già fatto. Ma se per caso non l'avessi fatto e ti andasse di farlo, ti taggo. Poi ovviamente taggo tutti, taggo anche tutte le ragazze del gruppo Facebook The Colors of YouTube, se vi fa piacere fate questo tag. Io vi invito ad iscrivervi come sempre al canale, di mettere un like se il video vi è piaciuto e vi mando un bacio enorme.